È stato presentato questa mattina in piazza Salvo d'Acquisto, alla presenza dell'assessore alla sicurezza Giuseppe Narducci e del comandante della Polizia Municipale Luigi Sementa, un nuovo dispositivo di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale. Il provvedimento, che partirà in via sperimentale per 30 giorni, vedrà impegnata la Polizia Municipale in servizio per il controllo di tutta via Toledo, liberando così le altre forze dell'ordine che saranno impegnate nel controllo del territorio. Superando l'attuale dispositivo, per il quale ogni giorno vi è una diversa forza di polizia che è presente su via Toledo, da oggi solo la Polizia Municipale garantisce il controllo di questa importante arteria. Prima di Natale abbiamo detto che saremmo arrivati a questo appuntamento dopo le festività e contiamo sul fatto che complessivamente il nostro impegno, ed un impegno continuo di un'unica forza di polizia, anche quella che è più attenta ad una serie di fenomeni che esistono su questa strada, permetta di risolvere alcuni nodi di cui tante categorie lamentano l'esistenza da tempo, in particolare insieme a cittadini, soprattutto i commercianti di questa strada. 50 unità al giorno suddivisi su due turni, diverse postazioni, pattuglie a piedi e pattuglie automontate, che è un po' il dispositivo che abbiamo adottato da qualche mese a questa parte. Basta un po' di buonsenso e un po' di senso civico in più, perché presidiare tutta Napoli per impedire alcune attività di natura non proprio lecita, eccetera, purtroppo il presidio non è possibile. Noi lo stiamo presidiando via Toledo, a Piazza Dante, poi a Piazza, fino a Piazza Trieste e Trento, in maniera fisica.